Dunque, prima che Modi ci interrompesse, stavamo iniziando a esplorare la camera di Tyr. Sì, per trovare la runa nera. Ragazzo, da che parte andiamo? Oh, non lo so. Sì che lo sai. Ci serve una barca. Non so, credo ci serva una barca. D'accordo. Visto? La barca è a riva. Qualcuno ha chiamato il serpente. Sali, tiro io. Sei silenzioso? Non stai meglio? Sì, credo. So che mi hai sentito parlare con Freya. Tu credi di aver capito, ma non è così. Perché non dici niente? Dici che ho un maleficio. Mi credi debole perché non sono come te. Lo so che non sono come volevi. Ma dopo tutto questo credevo che le cose fossero cambiate. Tu non sai tutto, ragazzo. No. Ma almeno ora so la verità. La verità. La verità. Io sono un dio di una terra lontana da qui. Quando arrivai su questi lidi scelsi di vivere da uomo. Ma la verità è che io sono nato dio. E lo sei anche tu. Allora, non hai niente da dire? Potrei diventare un animale? Se puoi diventare un animale. No. Non credo che tu possa farlo. Sono un dio. Mamma sapeva. Ed era una dea. No. Lei era mortale, ma conosceva la mia natura. Sono un dio. Perché aspettare tanto a dirmelo? Volevo risparmiartelo. Essere un dio può voler dire vivere tra angosce e tragedie. E questo è il maleficio. Che tipo di cose potrei fare? Posso volare? Essere invisibile? Io non mi sento un dio. Non so quale sia la natura dei tuoi poteri, ma con il tempo lo capiremo. Non posso diventare un lupo. Puoi provare a sorprendermi. È per questo che a volte sento le voci. A te non è mai successo. Non come a te. Non mi sorprende. Ogni dio è unico. Quindi, forse non diventerò forte quanto mio padre, ma avrò abilità uniche. Le possiedi già, ragazzo. Hai uno straordinario talento per le lingue, considerata la tua età. Solo il tempo ci dirà di cosa sei capace. Tu l'hai sempre saputo. Ebbene sì, ragazzo, ma ho... Mi hai compreso, eh? Chi altro sa che sono un dio? Freya, sicuramente. Brock e Sindri? Non gli serve saperlo. Baldur,
Lo sa. È per questo che ci dà la caccia. Ma lo conosci da prima? Ho visto Baldur la prima volta, il giorno del funerale di tua madre. È la verità. Ehi, non dobbiamo tornare alla camera di Kir, vero? Voglio dire, siamo dei. Possiamo fare ciò che vogliamo, giusto? Cosa vuoi fare in questo momento? Te lo mostro. Odin e Freya potevano essere felici, ma lui voleva solo la sua magia. Già. Sebbene il suo consigliere cercasse di convincerlo che la pace fosse l'unico modo per prevenire il Ragnarok, Odino non mise mai da parte la sua ossessione per Jotunheim. La magia dei Vanir lo portò a nuovi esperimenti e nuove forme di depravazione. Proviamoci ancora, senza interruzioni. Ricominciamo. Leggi. Inghiotto tutta la morte, della vita sono la fonte. Oh, mi piace. Chissà se l'ho scritta io. È quella la risposta? Dice Tetra. Inghiotte la morte, crea nuova vita. Vai. Yert. Se Adalfheim avessi saputo di essere un dio, non mi sarei sentito in colpa a uccidere gli elfi. Non so se il senso sia proprio quello. Non hai fatto nulla di cui pentirti. Non ci hanno lasciato scelta. No, adesso capisco. Dovevamo sbrigare faccende da dei, ma loro ci hanno coinvolti nei loro piccoli problemi. Ehi, ma non gli dici niente? Sai, sapere che siamo dei mi fa sentire molto più forte. Forse ti senti troppo sicuro di te ora. Dal tuo potere derivano grandi responsabilità. Puoi usarlo per te stesso o metterlo al servizio degli altri, come fece Tyr. La gente lo amava, eh? Già, un dio della guerra che si batté per la pace. Famoso per il sua rettitudine. Usò il suo potere per porre fine alle guerre, mai per scatenarne. Allora esistono dei buoni? Sono molto rari, ma esistono, sì. Non conosco i posti di cui si parla. A Tyr piaceva viaggiare. Tyr credeva che il sapere, più che la forza, avrebbe evitato guerre e caos. Sapeva che la conoscenza di altre culture gli avrebbe dato una prospettiva diversa. Odino custodiva gelosamente tutta la conoscenza per sé, mentre Tyr condivideva volentieri la sua saggezza. I mortali lo adoravano per questo e gli portavano doni da ogni parte del mondo. Poi, cosa successe a Tyr? Odino lo considerava una minaccia per il suo regno. Sospettava che Tyr collaborasse con i giganti invece di rubare i loro segreti per gli Aesir. La stessa accusa che mosse contro di me. Con Tyr però credo che avesse ragione. Tyr aiutava i giganti? Sì, si sentì responsabile delle sofferenze che subirono per mano di Odino. Sospetto che li abbia aiutati a cancellare le loro tracce. La torre scomparsa di Jotunheim? Proprio così. Qualunque cosa le sia successa è stata sicuramente frutto della collaborazione tra Tyr e i giganti. Testa, dove è questa bandiera? Non lo so, non sono mai stato qui. La pietra deve essere quella.
pareva. Atreo. Credevi fosse così facile? No. Non un po' ci speravo. E ora? E questa? La mente più veloce del vento. Risolvere problemi con la testa piuttosto che con i piedi. Benissimo per me. Per uno così amato, Tyr era molto paranoico. Sì, ne aveva motivo, a causa di Odino. Fratello, una trappola per i venti di El. Ma dove saranno i venti? I venti di cosa? Non te l'abbiamo detto? Quando eri malato ci siamo procurati la cura a Elheim. Davvero? Un'esperienza terribile, fidati. Ma tuo padre ha imparato un nuovo trucchetto con l'aiuto di Brock. C'era anche Brock. Ma io... ne riparleremo. Non ce ne andremo senza la Runa Nera. Dai, possiamo farcela.
Ah, uno skindu proveniente dalle mie terre. In passato ne avevo uno anch'io. Prendilo pure, ragazzo. Prendilo, ragazzo. Potrebbe servirci per spalmare il burro sul pane. Ecco perché non piace a nessuno. Muoviti o non ce la fai, fratello! Ah, molto carino! Guardate, piccoli passaggi ai lati, perfetti per il ragazzo. Troppo piccoli, padre. Vai,
me la cavo. No, alzati! Molto carino. Guardate, piccoli passaggi ai lati, perfetti per il ragazzo. Troppo piccoli, padre. Vai, me la cavo. Guarda quello! Che hai trovato? Basta distrazioni. Non dimenticare perché siamo qui. Va bene. Viene da una grande terra deserta, molto lontana da qui. Ci vivono gli dei? Caspita, sì, moltissimi dei. Buoni o cattivi? Io temo che non sia così semplice. Concentrati.
fratello! Nella camera. Non è importante. Sembrerebbe di sì. È stato solo un impulso. Non devi pensare ai miei fallimenti. Wow, sembrano quasi delle scuse. Beh, immagino ti piaccia distruggere vasi. Ah! Mi sembra logico che il secondo anello si comporti come il primo. Devi solo catturare i venti. Senti, voglio solo la verità. Ok? Non importa se farà male. Io voglio sapere. Tu odi essere un dio, ma per me potrebbe essere diverso. Altri piccoli passaggi. Lo so. Vai. Non posso guardare. Buona fortuna. Già le lame erano spaventose. Ehi, sono Skull e Ate, i giganti lupo. Esatto, i portatori del giorno e della notte. Il Ragnarok inizierà quando divoreranno sole e luna, vero? Tyr li conosceva. Non so. Di sicuro gli stavano simpatici se sono sul muro della sua camera. Non ti piace davvero essere un dio? All'avventura in qualche luogo fantastico. Magari la mamma voleva che ci divertissimo un po'. Tutto ciò che abbiamo visto è fatto. Forse è un suo dono.
la trappola dei venti. Ingegnoso. Alzati in piedi! Quella a destra! Destra! Al centro!
centro! Sinistra! Al centro! Su! Una Midgard su! Una Midgard su! Penso. Quella a destra! Sinistra! Al centro! Su! Destra! Basta! Non posso affogare. Buona sapersi. Non fermiamoci! Ehi, ho una grande catena! Padre, sopra! Ragazzo, ferma quella catena! Come? Non lo so! So cosa fare! Il pugnale! Non c'è altro modo! Non funziona! Doveva funzionare! Il pugnale. Lo so, ma ti ha salvato. Sei stato astuto.